deep underground the Jelly Belly Factory, BB is in her secret laboratory creating the weird and wild flavors of Bean Boozled. I've done it again! Is it pomegranate or old bandage? Dare to compare. Bean Boozled, 6th edition. Are you brave enough? Pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Siamo arrivati oggi all'ultima puntata dedicata al binomio artistico Battisti Mogol, che ci ha tenuto compagnia in un percorso iniziato a settembre con l'anniversario della scomparsa proprio di Battisti e che oggi chiudiamo con Una donna per amico. Sono passati 22 anni dalla morte dell'artista di Poggio Bustone, considerato forse il più influente cantante a cui l'Italia abbia dato i natali, ma sono anche 42 anni dall'uscita di Una donna per amico, 13° album del cantante e uno dei suoi più amati e venduti grazie a singoli come quello omonimo. Prodotto e arrangiato da Geoff Westley e registrato negli studi The Manor nell'Oxfordshire nel Regno Unito e Audio International a Londra, è un disco che arrivava a un anno da Io, Tu, Noi, Tutti album, che conteneva i singoli Amarsi un po' e Prendila così, e che fu un successo in cui erano contenute alcune delle canzoni più amate del cantante. Tra le altre, tra l'altro, ci furono a canzoni in questo album come per esempio Aver paura di innamorarsi troppo, che diedero una spinta importante alle vendite del disco, che fu il quarto più venduto dell'anno alle spalle di colonne sonore come La febbre del sabato sera o Grease e anche Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti, ma che restò anche in testa per circa 14 settimane e che a seconda delle fonti vendette qualcosa tra le 600.000 copie e il milione. Ma veniamo alla canzone che dà il titolo all'album e che è anche il primo singolo. È l'omonima Una donna per amico, scritta ovviamente appunto dalla coppia Battisti Mogol, che decide di scrivere un testo che, come è stato notato più volte, appartiene a una canzone formata da veri e propri endecasillabi piani, usati per descrivere esattamente quello che ci si aspetta dopo aver letto il titolo, cioè una relazione d'amicizia tra uomo e donna, nella quale quest'ultima, la donna è il mastice mentre l'uomo è la pezza, e infatti si dice non c'è gomma ancor che non si buca, il mastice sei tu mia vecchia amica, la pezza sono io, ma che vergogna. Mogol sceglie di raccontare un'amicizia che va al di là del luogo comune, per cui non esiste appunto rapporto di amicizia tra uomo e donna, e così parla di confidenze, anche un po' di gelosie, e infatti si legge, si canta, per te son tutte un po' squallide, la gelosia non è lecita, ma con lei, che è quella che è su un piano di maggiore forza, insomma, in questo rapporto di amicizia, e lei è quella che poche volte impara e troppo insegna. Sul piano musicale, invece, in una intervista alla radio svizzera, fu Battisti a spiegare: quello che cerco è una specie di incrocio tra disco music e melodia, che è molto più difficile perché la melodia fa un po' a pugni con il ritmo battuto. Quando ho fatto Ancora tu in Italia era dato come un disco perdente, invece il risultato non è stato un brano disco, ma una canzone che aveva un certo ritmo, e per Una donna per amico non è neanche tanto disco music, ma un pezzo con un ritmo martellante imperativo. Insomma, la canzone chiuderà al secondo posto dei singoli più venduti del 1978, subito alle spalle di Stayin' Alive dei Bee Gees, e questo vale più di tante parole e spiegazioni. Deep underground, the Jelly Belly Factory, BB is in her secret laboratory creating the weird and wild flavors of Bean Boozled. I've done it again! Is it pomegranate or old bandage? Dare to compare. Bean Boozled, 6th edition. Are you brave enough? Breast milk science. It's a thing. And it's our thing. We're ByHeart. We're an infant formula company on a mission to get a lot closer to the most super, super food on the planet. Breast milk. Our patented protein blend has more of the important and most abundant proteins found in breast milk. We're the first and only U.S.-made formula to use organic, grass-fed whole milk, not skim. We make our formula in our own factories in Iowa, Oregon, and Pennsylvania,
using a small batch manufacturing process that works to preserve the integrity of our ingredients. We ran the largest clinical trial by a new infant formula company in 25 years and clinically proved benefits like easier digestion, less gas, and softer poops versus a leading infant formula. We were the first infant formula company to earn the Clean Label Project Purity Award. And while we've put a lot into ByHeart, there's a long list of things you won't see on our ingredient list, like no corn syrup, no maltodextrin, no GMO ingredients, no soy, no palm oil. ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.